divisa bianca, abbiamo rivisto il direttivo, ormai questa divisa l'abbiamo vista già qualche volta sul podio, quindi mi chiede di me con la divisa bianca, mentre invece due sport inglesi con la divisa bianca. Sì, tra il team Union Sport si vede anche un atleta in prestito, un atleta belga che è Evelyn, una atleta fortissima, quella che per essere la prima, per essere il mondo, che ci dice anche di tornei come Union negli anni show, un torneo dove si vedono iscritti tipo 60-70 persone e ovviamente non sono vincitori. Ecco proprio la bella Evelyn che entra nel quadrato. Situazione 3-0 per lo Jungs. Ricordiamo quindi anche ai telespettatori che si sono messi solo un programma davanti alla televisione, che questa è la finale. Settimo finale di oggi per quanto riguarda il nostro mega incontro di kickboxing, e questo è appunto la prima finale. C'è un campo libero tra i vetri, basta un tocco per uscire dal tatami e dare campo alla propria compagna di squadra. Intanto il risultato è 3-0 per le inglesi, 3-1 in questo momento per i ragazzi inglesi. Questo è stato ottimo calcio. Vediamo un touch molto veloce che porta la Evelyn all'interno del quadrato, e riesce a far guadagnare un punto alla sua squadra. Questi inglesi sono veramente scatenati in 6-1 e il risultato c'è un sfiorato. Sì, perché il tempo è di 4 minuti. Ancora prima di fatto, gli inglesi non riescono ad accorciare la distanza. Ancora situazione 7-2, cercano di dare tutto per tutto le unionesi nei tiri del team, vediamo che guarda c'è questo. Questo blitz. Te l'avevo detto che fine è diventato l'esperto. Sì, però ho visto che questo blitz è volte si rivela molto conducente perché adesso non metto in avanti colui che ha lanciato questo pizzo. Il blitz è sicuramente una tecnica che preferita dalla maggior parte degli atleti, però come per ogni tecnica c'è una contropossa. Il blitz li ha studiati bene, li ha fatto fare a poco, sicuramente li mette a fuoco. Situazione 9-3. 9-3 per i ragazzi inglesi. 45 secondi a termine del match. Attenzione perché ancora tutto è possibile. 9-3 non mancano solo 34 secondi. Ma ecco, per una serie di ragazzi ancora avviso per il consumo di pareggiare. 9-5, 18 secondi per la fine, due calci al viso potrebbero pareggiare. Ma la Emily che sicuramente non è facile da colpire, riesce a controllare la distanza. 10-5, pochi secondi al termine. Difficilmente. Ed ecco il lancio, termine qui questa finale. Applauso per le ragazze inglesi che hanno vinto per 10-5 questa finalissima. Sì, tag team woman. Chi di team, please. Chiamiamo le ragazze del Women Kennedy, please. In the center. And the winner, Team Allen, Women Point Fighting Cup 2000.
2016 Europe Center Karate UK. Yeah.